di 15.000 persone regolari ed altrettante in condizioni di irregolarità. Quindi parliamo di una comunità importante di circa 30.000 persone nella Cotentino. Ad oggi non c'è la registrazione di questa variante indiana, ci sono però moltissimi casi di Covid. La preoccupazione appunto dei lavoratori è un po' anche quella di essere vista come degli untori. A Sabaudia, sul litorale laziale, vive una delle più grandi comunità di indiani Sikh, finita sotto i riflettori per la variante indiana. Dallo Spallanzani assicurano che per ora non c'è nessun caso, ma intanto sono previsti controlli a tappeto. Abbiamo messo una serie di azioni in campo che vanno dal screening ovviamente di queste persone che sono sul territorio e stiamo cercando soprattutto di vedere che tipo di fiducia costruire verso la parte di irregolari e siamo disposti a fornire presidi sanitari, fornire informazioni necessarie. In questo momento non sembra essere stata rilevata la variante indiana, tuttavia non possiamo escludere che ciò lo sia. Questo è appunto il Residence della Farnia. Nel tempo si è trasformato in una sorta di ghetto, anche se è un termine che non ci piace. Molte persone ci hanno chiamato dicendo noi siamo positivi, è venuta la ASL, ci ha chiuso dentro perché ha messo i sigilli alle porte. Qua c'è un volantino sul quale c'è scritto che giovedì 29 ci sarà un drive-in per fare i tamponi. E chiunque non facesse il tampone, la polizia andrà casa per casa a cercare appunto le persone e verranno multate da un minimo di 400 euro ad un massimo di 600 euro. Come state vivendo la situazione della variante indiana? ਹੱਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹ